Intanto grazie per aver aderito a questa necessità di fare una comunicazione rispetto alle attività che stiamo ponendo in essere per migliorare l'assistenza alla popolazione a seguito dei sismi, come avete visto anche poco fa c'è stato un 4.2 che è stato risentito sulla zona, per cui si conferma anche la difficoltà di lavorare in una zona che continua a produrre scosse. Ricordo che con il 6.5 del 30 ottobre, ma diciamo già gli eventi del 24 di agosto che avevano messo in piedi un sistema di risposta, quindi una logica di ragionamento sia di assistenza alla popolazione ma anche direi di superamento della fase emergenziale. Infatti era uscito da qualche giorno il decreto legge 189 che trasferiva quindi in qualche modo l'attenzione e la procedura sulla fase di ricostruzione, dando poi sostanza a quelli che sono i poteri del commissario straordinario Errani. Quindi ricordo che con quel decreto legge c'era un po' l'impostazione del sistema di risposta governativo all'emergenza nel tema della ricostruzione, e in alcuni di quegli articoli, in un titolo in particolare, suddiviso in due capi, c'era anche, come dire, il passaggio del sistema di protezione civile sulla parte della struttura commissariale, sulla parte regionale. Ecco, mentre facevamo quel percorso, toccando un po' tutti i temi che sono stati poi oggetto dei vari nostri incontri, piuttosto che quegli incontri con le regioni, con i comuni, con gli incontri con la popolazione, ha fatto irruzione questa giornata del 26 di ottobre con il 5.4, 5.9 e poi il 30 ottobre con il 6.5. Questo, come sapete, ha cambiato, come dire, lo scenario di lavoro e ha in qualche modo riportato intanto la fase operativa, perché ricordo anche un po' la concitazione di quelle prime 24 ore, cioè non ci scordiamo che poi prima di arrivare al liberatorio non ci sono state vittime, sono state 24 ore di grande lavoro operativo, di grande tensione, si è andato a cercare e a rivedere tutte le attività e tutte le azioni, a raggiungere nuovamente tutti i borghi, a riverificare che effettivamente i danni fossero stati, seppure importanti in alcuni casi, ma danni solo materiali. E quindi si è configurato questo scenario nuovo con il quale noi ci stiamo confrontando da meno di 2 settimane. Questo è un tema che vorrei sottolineare, cioè noi oramai pensiamo a questo evento come un tutt'uno rispetto al 24 di agosto, quindi sentiamo tutti, in primis i cittadini che ovviamente lo sentono, come dicevo, anche nel quotidiano, ma anche gli operatori, ma ripeto, soprattutto i cittadini, i sindaci, coloro che stanno sul territorio, di un tutt'uno rispetto al 24 agosto. Però il 6.5 ha meno di 2 settimane di vita, quindi questo nuovo scenario che in qualche modo stiamo affrontando, lo stiamo affrontando da meno di 2 settimane di tempo, e questo credo che è una cosa importante. Ricordo che all'esito del 30 ottobre l'impostazione e la strategia, come dire, generale dell'assistenza alla popolazione come finalità ultima in realtà non è cambiata, cioè la finalità è quella delle strutture abitative di emergenza, così come quel programma valeva per quei comuni colpiti dal 24 agosto, questo è lo stesso programma che vale per i comuni che sono colpiti dal sisma del 30 ottobre. Quindi la soluzione temporanea che traghetterà fino alla ricostruzione è nelle soluzioni abitative di emergenza. Quindi quello è l'obiettivo sul quale stiamo, come dire, lavorando. Quello che cambia ovviamente è il transitorio a queste soluzioni abitative di emergenza, perché mentre dal 24 di agosto avevamo ragionato con le, chiamiamole, classiche aree attendate che abbiamo dovuto dismettere con una certa rapidità per via del tempo e del clima, quindi avevamo affrettato tutta quella serie di azioni che portavano i cittadini a trovare delle soluzioni alternative, che fossero il contributo di autonoma sistemazione piuttosto che l'affitto nella seconda casa sempre con il contributo di autonoma sistemazione piuttosto che la soluzione alberghiera. In questo caso ci siamo trovati a non poter, come dire, dare quella soluzione di attendamento, perché siamo già fondamentalmente
in pieno clima invernale, soprattutto alle quote dei paesi di cui stiamo ragionando. E ne è testimonianza le ultime giornate. Noi abbiamo avuto due giornate particolarmente intense per quello che riguarda il vento qualche giorno fa, con anche strutture, come dire, danneggiate. Le temperature, come vedete, stanno calando notevolmente. Stamattina è stata segnalata, come anche voi sapete, anche le prime imbiancate in alcune zone. Quindi la scelta di non far sostare i nostri concittadini in aree attendate è una scelta dovuta fondamentalmente al periodo dell'anno. E quindi la scelta, ripeto, sempre di questo transitorio rispetto alle soluzioni abitative di emergenza si è concentrata con quell'incentivazione a utilizzare, e ne capiamo tutta la difficoltà e anche il dramma di chi in qualche modo deve allontanarsi dalle proprie abitazioni, quindi abbiamo incentivato le strutture alberghiere, incentiviamo quelle che sono le soluzioni di autonoma sistemazione e chiaramente abbiamo fatto un'azione, credo, importante di supporto ai comuni che nelle prime fasi hanno utilizzato quelle strutture di accoglienza collettive che i comuni hanno all'interno delle proprie comunità. Su questo consentitemi di esprimere un elogio sentito, vero, proprio rispetto ai sindaci, perché guardate, i sindaci si sono trovati, alcuni sindaci, ma ad affrontare un momento molto difficile, in un momento in cui una certa fase si stava in qualche modo portando verso una procedura, un processo di stabilizzazione di un'attività importante come quella di un post-sisma, si è improvvisamente ricalati in una situazione di piena emergenza quell'ansia, come dire, che ovviamente è comprensibile, pervade le popolazioni che in qualche modo hanno necessità ovviamente di avere dei punti fermi anche rispetto all'evoluzione tra virgolette degli eventi, cosa che, come sappiamo, non è possibile fare. Quindi io voglio veramente ringraziare i sindaci perché hanno gestito momenti di grande difficoltà e mi auguro che l'azione del sistema abbia portato, come dire, un qualche sollievo anche nella loro azione. Allora, in questo contesto nasce l'esigenza, ed è nata sin dal primo momento, l'esigenza di trovare delle soluzioni che fossero delle soluzioni, come dire, non dico equivalenti alle aree attendate perché ciò non è possibile per la loro costituzione, ma che rispondessero in qualche modo alla necessità di dare una risposta per chi non ha la possibilità di aderire a quel suggerimento di spostarsi verso situazioni, diciamo, più consone, di trovare una soluzione, diciamo, locale. Quindi qua nasce, come dire, il suggerimento, l'idea di queste aree fatte di materiale di container. Quindi noi dobbiamo leggerlo nella logica di aree come se fossero dei campi tenda, dove in realtà la tenda è sostituita dal container. È ovvio che questa impostazione, perché quando si parla di container ognuno ha una propria, come dire, idea, quindi l'impostazione ai container, soprattutto in quota parte del territorio che era già stato colpito nel 97, riportava a soluzioni di container magari personalizzate, ma là c'era una filosofia, come dire, di assistenza completamente diversa, cioè quel container era quell'elemento che ti riportava fino alla ricostruzione. Qui stiamo parlando di un'impostazione completamente diversa, qui stiamo dicendo dobbiamo passare in qualche modo l'inverno, stiamo traguardando le soluzioni abitative di emergenza che sono di un livello qualitativo nettamente superiore a qualunque tipologia di container che noi abbiamo già assicurato a chi ha avuto il terremoto del 24 di agosto, dobbiamo altresì assicurarlo a chi è stato colpito da questo terremoto, quindi dobbiamo gestire questo transitorio. E quindi l'idea del container nasce come una possibilità per chi non aderisce a quelle altre soluzioni, e mi auguro francamente che siano pochi, perché ovviamente questa soluzione non è una soluzione comoda, oggettivamente, né comoda né particolarmente, come dire, allettante, però è una soluzione che consente a chi non ha altre soluzioni di poter stare all'interno della propria comunità. E quindi abbiamo immaginato queste aree container che ovviamente avevano necessità in qualche modo di un percorso giuridico. Percorso giuridico che è arrivato a valle dell'emanazione del decreto legge 205, che sapete è stato pubblicato ieri, e che ha tutta una serie di iniziative, di dispositivi e di articoli
che vanno a reindirizzare quel percorso in alcune parti ovviamente, che era iniziato col decreto legge 189 andando a mirare alcuni aspetti. Uno di questi aspetti è l'articolo 2, è proprio la costituzione di queste aree, diciamo, fatte da container. A seguito del decreto legge che è stato emanato ieri, noi abbiamo subito, quindi stamattina stesso, emanato un'ordinanza di protezione civile che rende operativo, questo articolo del decreto legge, e abbiamo dato avvio a quella che è una procedura negoziata d'urgenza insieme a Consip. Poi dirò perché abbiamo scelto questa soluzione, che ha l'obiettivo di verificare sul mercato chi ha la disponibilità di fornire questi container per organizzarli in queste aree, diciamo, organizzate. Allora, io devo dire che in questo senso, nella gara che è pubblicata ovviamente sul sito di Consip, per cui per i dettagli rimando al sito di Consip, ma ovviamente ci sono dei richiami anche sul sito del Dipartimento, intanto permettetemi di fare un appello alle aziende. Noi abbiamo mantenuto e voluto la massima trasparenza anche nell'urgenza della situazione, questo è il motivo per cui abbiamo fatto questo avviso di procedura negoziata d'urgenza, che sia pubblico ed evidente, in modo tale che non ci siano, come dire, fraintendimenti. È una gara che lavora ovviamente su un capitolato tecnico sul quale abbiamo lavorato con grande attenzione e senza risparmio di energie, e su questo fatemi ringraziare anche il personale di Consip, il personale tecnico di Consip, che ci ha supportato nel definire quelli che sono i requisiti. E abbiamo anche messo, come dire, proprio per far capire quello che è un'ipotesi, ma noi l'abbiamo messa solo come schema ipotetico di quello che poi richiederemo alle aziende che dovessero rendersi disponibili per fornire ovviamente questi materiali. Ho letto, voglio dire, anche una forma da parte di qualcuno di critica rispetto a come questi campi, queste aree si presentano. Ovviamente, lo ribadisco, non sono certamente la soluzione ideale allettante a medio e lungo termine, sono una soluzione di emergenza che noi abbiamo immaginato anche sentendo quelle che sono state le richieste dei molti sindaci che hanno chiesto: facciamo in maniera tale che per esempio le persone non si debbano spostare all'esterno. Quindi è ovvio che se le persone non si devono spostare all'esterno, diciamo, la sua configurazione nasce come una configurazione tipo che vediamo, tipo un ostello, tipo centro commerciale, dove uno entra in un ambiente containerizzato e ci saranno le aree dormitorio e ci saranno i servizi comuni. Anche perché ovviamente questo dimensionamento che noi stiamo facendo comune per comune, sindaco per sindaco, insieme alle regioni, tiene conto di quell'incertezza che noi oggi abbiamo su chi ne ha, come dire, tra virgolette, chiamiamolo diritto, anche se è un termine un po' forte. E anche su questo tornerò, perché quando parleremo degli assistiti, a 12 giorni del 6.5 noi ancora non abbiamo contezza se la persona che stiamo assistendo ha casa agibile o non ha casa agibile, e quindi se ha, come dire, diritto, tra virgolette, di un'assistenza strutturata oppure no. Siamo nella fase in cui noi diamo assistenza a chi richiede l'assistenza, dopodiché faremo le verifiche per chi ne ha, tra virgolette, il diritto e chi non lo ha. Quindi nel momento in cui noi andiamo a dimensionare questo, lo stiamo facendo con i sindaci, anche in quel margine di incertezza che ciò comporta. Ripeto, questo è uno schema tipo, dopodiché lo andremo a definire comune per comune in funzione delle aree che saranno rese disponibili e in funzione di quelle che saranno le necessità. Quindi andremo a venire incontro, con i limiti che ho tra virgolette definito prima, a quelle che sono le esigenze, tenendo conto anche che il reperimento di questo materiale sul mercato d'urgenza più è semplice e più è facile reperirlo, e più è semplice e più è facile allestirlo. Perché se io andassi a prendere ovviamente delle strutture complicate, al di là che non sono, come dire, giustificabili rispetto al tempo di impiego, ma poi avrei una difficoltà intanto di reperimento sul mercato e poi di installazione e di realizzazione. Quindi abbiamo dovuto contemperare un po' tutte queste, esigenze. L'avviso di procedura negoziata d'urgenza, ma questo lo vedrete poi sul sito se volete approfondire, è fatta
su tre lotti, quindi abbiamo il noleggio di container abitativi provvisori e dei servizi che sono connessi a questi, poi abbiamo l'acquisto di arredi e biancheria per allestimento dei container e poi il noleggio di container ad uso lavanderia e servizi connessi. Sono tre lotti che ci servono appunto poi a comporli nella maniera che vi ho detto. C'è da aggiungere che questa procedura negoziata d'urgenza si va a inserire in una progetto che noi avevamo già pianificato in emergenza, cioè il Dipartimento si era dotato attraverso sempre una gara Consip invece di una serie di moduli che erano a servizio di un campo, che poteva essere un campo tenda, ovvero come in questo caso si è dimostrato un campo containerizzato. Noi avevamo già bandito questa gara, come dire, in tempi non sospetti, anche qua in forma di pianificazione, gara che si è andata a concludere proprio nei giorni, come dire, del sisma e che ha fatto sì che abbiamo potuto già attivare quelli che sono i servizi a corredo della parte, chiamiamola, notte, quindi tutto ciò che riguarda i servizi igienici, le docce, c'è anche un ovviamente suddivisi sulla parte abilità e disabilità e poi c'è la parte magazzino e un ufficio. Quindi in contemporanea abbiamo attivato un contratto che già abbiamo fatto in forma di pianificazione, al quale si aggiungerà questo avviso di procedura negoziata per la parte notturna. Ovviamente colgo l'occasione per dire che attualmente noi, come sapete, stiamo assistendo circa 25.000 persone. Il fatto che quelle persone in numero stiano calando tiene un po' conto di quella necessità di stabilizzazione che abbiamo detto è tipica dopo un evento sismico. Di queste 25.000 persone circa 8.500 sono assistite in hotel e le restanti nelle diverse formulazioni. Stiamo lavorando, e su questo anche il decreto legge 205 dà una svolta molto importante, sul tema della viabilità. Sapete che è stato un tema anche molto caldo e molto dibattuto. Il tema della viabilità, il decreto legge prevede la nomina di un soggetto attuatore di ANAS all'interno del sistema, come dire, di protezione civile, quindi stiamo lavorando ad un'ordinanza che chiarisca bene quello che è il lavoro di questo soggetto attuatore, che lavorerà quindi non solo sulle strade di competenza ANAS, ma a supporto anche delle viabilità regionali, provinciali e comunali. Su questo permettetemi ovviamente di ringraziare non solo il Ministro Del Rio, ma il Presidente di ANAS, perché sin dal primo momento in cui si è aggravata, come dire, la situazione della viabilità, oltre ai numerosi contatti avuti, hanno subito dato la disponibilità della struttura e soprattutto il know-how tecnico operativo di una struttura importante come ANAS. Parallelamente sta proseguendo il lavoro che avevamo iniziato sull'evento 24 agosto, quindi le strutture abitative di emergenza che erano state identificate per le aree di Amatrice, Accumoli ed Arquata, sta portando, come dire, ovviamente ad una consistenza importante. Le chiamiamole casette attivate sono nell'ordine del poco meno di 900 al momento. Sono partiti, come sapete, anche alcuni lavori di realizzazione delle aree, che sono nel loro complesso attualmente una cinquantina. È ovvio che anche questi valori probabilmente subiranno un incremento all'esito della nuova verifica che verrà fatta sulle abitazioni e sulle strutture. Sotto questo punto di vista noi stiamo ragionando per rendere la verifica sulle strutture più celere, in considerazione del numero elevatissimo di richieste che abbiamo già avuto prima del 26 di ottobre. Ricordo che prima del 26 di ottobre noi avevamo avuto richieste per circa 77.000 sopralluoghi, a fronte di un circa 75.000 vado a memoria dell'Abruzzo e di un 42.000 richieste effettuate sull'Emilia Romagna. Quindi stiamo parlando, prima degli eventi del 26 di ottobre, già di un valore fuori scala. Possiamo immaginare ovviamente con gli eventi del 26 ottobre, 5.4 e 5.9 e del 30 ottobre il numero di richieste a cui dovremo dare risposta. È chiaro che la valutazione poi del danno è un elemento fondamentale
perché è sulla valutazione del danno che si costruisce poi non solo la risposta all'assistenza alla popolazione, perché sapere se l'abitazione è agibile o non agibile consente, come dire, di scremare, uso un termine forse proprio corretto, ma l'assistenza alla popolazione, nel senso che chi ha casa agibile ovviamente è invitato a rientrare nella propria abitazione e non gli spetta assistenza, e questo vale anche poi per quelle che sono le azioni e le attività invece più di natura commissariale, che riguarda tutte quelle misure, l'incentivo economico per chi per esempio ha avuto un'azienda danneggiata, ma questo riguarda ovviamente più l'azione del commissario che quella del sistema di emergenza, anche se come sapete lavoriamo in stretto contatto. Ovviamente ribadisco che dal 30 in questi quasi 14 giorni, domani saranno 2 settimane, abbiamo lavorato per tutte le attività che, ripeto, ben conoscete anche voi, quindi non solo la citata viabilità, ma anche per quello che riguarda la scuola, sono stati fatti più di 674 sopralluoghi nelle scuole, e anche qui vorrei dire che si è riusciti con grande fatica comunque a dare delle soluzioni che consentono la prosecuzione dell'attività scolastica, anche se ovviamente con alcune difficoltà e molti sacrifici, che vale per il doppio turno piuttosto che il reperimento di strutture, diciamo, alternative. Su questo il lavoro importante e instancabile del MIUR, quindi del Ministero competente, ma delle direzioni scolastiche, e ribadisco ancora una volta dei sindaci, che hanno dimostrato quella flessibilità per poter consentire ai propri ragazzi di tornare nelle proprie strutture scolastiche. A quello seguirà poi ovviamente tutto un lavoro che è in corso per stabilizzare, diciamo, queste soluzioni, che in molti casi sono ovviamente soluzioni di emergenza, e poi tutte le altre attività che stiamo facendo a sostegno, a iniziare appunto dagli allevatori piuttosto che agli agricoltori, piuttosto a chi che in qualche modo è stato colpito duramente, si trova all'interno di un inverno, e quindi dover gestire queste cose in un momento climatico certamente non facile. Se ci sono domande rispondo volentieri, se no vi ringrazio ancora per la, come dire, disponibilità. Grazie.